In realtà sì, ci abbiamo comunque lavorato anche insieme, in realtà. L'inizio è stato è difficile capire come abbiamo fatto queste scelte, forse è stato anche naturale, nel senso che quando abbiamo cominciato ad affrontare come la facciamo, cioè quali aspetti, per me è stato quasi un po' una sorta di automatismo. La cosa complicata è stata selezionare come raccontare i pezzi, perché sono tanti pezzi che sembrano talmente ampi, talmente separati, che dire ok, ma questo come lo mettiamo di fianco all'altro? Come facciamo a capire che lei era legata alla moda, legata al canto? Perché in realtà noi si parla di attrice, ma la parte di cantante è forse più importante ancora dal punto di vista storico, quasi certamente, perché le sue canzoni sono rimaste molto più dei suoi film, almeno dal punto di vista contemporaneo. Quindi, come facciamo? Quindi, quella è stata la cosa più difficile, soprattutto per motivi di spazio, perché avevamo poche pagine, quindi non è stato facile, pochissime. Però, sai, gli sceneggiatori vogliono sempre il doppio delle pagine che gli vengono concessi, questo è il problema. Quindi è stato Mazzano. più a guidare, cioè, devo dire che forse a guidare più di tutto è stato la donna intesa come, se vuoi, sia essere umano sia donna, proprio femmina. Perché quello che per lei ha rappresentato essere una ragazza all'inizio, con questa storia con il maestro di musica, il fatto che ovunque andasse comunque gli uomini le prestassero un certo tipo di attenzione, che è una cosa che per le donne è molto più normale di quanto gli uomini possano immaginare, il fatto che questa cosa di essere donna in un mondo comunque maschilista, perché era ancora molto più maschilista di oggi, l'ha spinta ad agire in un certo modo, a ottenere una serie di cose, e questo poi si è riflesso sulla famiglia, si è riflesso sugli amanti e si è riflesso sul lavoro, anche sul canto. Quindi tutte queste cose, in realtà, cioè questa forse è la linea che ha guidato tutto, perché in forse era la radice, no? Che ha portato a tutto quello che è stata la sua vita. La radice è stata proprio questa, cioè una donna nel 1900. Che cos'era una donna nel 1900? Perché di lei parliamo di una donna novecentesca, è nata e morta con 900 lei. Era importante raccontare una storia di una donna forte, il suo cammino e poi vabbè, per me è sempre stato un personaggio molto affascinante, sia a livello proprio dell'immagine iconica che ha creato, sia questa la voce profonda, questo suo essere androgina, erano tutti aspetti per me molto affascinanti, fin da bambina perché io ecco, vedevo i film con mia madre, aveva una gran passione per i film vecchi e me li faceva vedere tutti, film e musica. E per cui mi è rimasta sempre insomma molto nell'immaginario e quando appunto è venuta quest'idea di fare il libro, che poi insomma anche lì è interessante come è venuta. E avevo fatto precedentemente una graphic novel su Richard Wagner, con uno sceneggiatore tedesco, Andreas Follinger, e abbiamo detto: ah, facciamo un altro progetto insieme. Lui mi ha chiesto che cosa vorresti fare. Io ho detto: guarda, voglio fare una donna forte. E lui ha lanciato il nome di Marlene. E a me è piaciuta subito l'idea. E dopo un po' lui mi ha detto: guarda, io l'ho lanciato il primo nome, adesso tu ti sei entusiasmata, ma a me lei non piace. Va bene. Me la tengo io questa idea, ci faccio qualcosa. Ho iniziato a fare tavole di prova, comprato tutto il comprabile. E poi, insomma, essendo che era un progetto di quelli di passione, il tempo non lo trovavo, ho detto, boh, vabbè, lo rimetto nel cassetto. Poi, ma tipo anni dopo, parlando con Roberto Recchioni, siamo amici da anni, e lui aveva visto le tavole di prova, mi ha detto, ma quel progetto su Marlene? Ho detto, ma guarda, non ho più lo sceneggiatore da sola, non ce la faccio. E lui mi ha detto, ma tu lo conosci Alessandro Ferrari? Ho detto, sì che lo conosco, ci conosciamo, a parte dai tempi della Disney, ma anche perché lui era stato il ragazzo di una mia carissima amica e coinquilina dell'epoca, Elisabetta Melarancia, in Disney. Ho fatto, guarda che Elisabetta mi ha detto che lui ha fatto la tesi di laurea su Marlene Dietrich, ho detto, questa cosa non la sapevo, contattato subito e poi eccoci qua. Abbiamo cercato insomma, penso per Alessandro è stato difficile proprio decidere chi inserire e chi tagliare, però per dare questo filo conduttore della ricerca sempre di questo fuoco, un po' che sia l'amore, un po' che sia il successo, un po' che sia il far sempre qualcosa, essere sempre vivi. Per cui abbiamo cercato le persone che potessero rappresentare questa cosa. L'unica cosa che dico sempre, ho chiesto ad Alessandro, magari
Sì, una infatti libero fino a un vignetta. certo punto, perché uno mi ha obbligato a metterlo. Una vignetta, ho Io. detto Yul Brynner, non me lo tagliare perché L'ha io voglio costretto a disegnare mettere. Yul Cioè, Brynner. io ho dovuto fare spazio, ho detto, quel tavolo so che sono per lui, non le posso togliere perché sono per lui. Ho detto, guarda, se mai mi decidessi a fare uno spin-offino su Yul Su Brynner. Yul Brynner. No, anch'io lo amo, Yul Brynner, però no, è sempre. Questo è anche uno scardinamento interessante di Marlene. Cioè, lei ha fatto delle cose che normalmente gli uomini facevano, le donne non lo facevano. Cioè, però, perché oggi guardiamo questa cosa dell'uomo vecchio con la ragazza giovane con occhio critico, ma all'epoca era stranormale. Cioè, la maggior parte degli uomini di un certo livello di economico, di divi, avevano tutte. Cioè, basta pensare a Elvis o a Jerry Lewis, tutti quelli che sono sposati delle minorenni. Era abbastanza, non dico normale, ma insomma c'era. Lei è stata Sì. comunque, da questo punto di vista, scardinato molto questa cosa. Anche il fatto di avere tutti quegli amanti, pur essendo sposata, è una delle uniche al mondo ad aver avuto questa relazione aperta sostanzialmente. Cioè. Un grossissimo lavoro di ricerca, per cui sicuramente ho imparato molto. A me piace fare le graphic novel storiche perché è anche un modo di immergersi in un tempo, in una realtà e vabbè. Tendi anche a perdertici dentro perché quando cominci vai lì da un link a un altro, ma questa cosa non l'avevo mai vista. E poi, vabbè, ho raccolto veramente cartelle e cartelle di immagini da architettura, moda, macchine, oggettistica. Tutti i personaggi che lei ha incontrato, come dicevamo prima, anche lì ho dovuto fare tutta una ricerca e non su tutti era facile trovare, soprattutto magari le persone più legate alla famiglia, come diciamo, la compagna, amante del marito, però anche lì qualche cosa si trovano, magari la vedevi perché erano sempre insieme, cioè se uscivano c'era anche lei, per cui in queste foto in cui sono magari delle scene super elegantissime o presentazioni di che... Lì dietro c'è anche Tamara. E per cui sì, al di là appunto di aver imparato molte cose su di lei, sulla realtà storica del periodo, che poi è lunghissimo perché praticamente ha preso tutto il Novecento, anche dal punto di vista del disegno, perché insomma questo non l'abbiamo detto, ma il progetto è durato tanti anni, cioè da quando abbiamo iniziato a quando abbiamo finito sono passati 10 anni perché... Ripeto, essendo un progetto di passione, con Marco Schiavone di BD, eravamo d'accordo all'inizio, lo facciamo con i nostri tempi, al di là del nostro lavoro regolare, per cui insomma ci si è messo un bel po'. E c'è un'evoluzione stilistica anche dal punto di vista del disegno, perché nel frattempo io ho fatto 2000 esperienze anche di lavoro e si riflettono, ma insomma ci sta perché comunque il personaggio cresce, anche se ci sono salti temporali avanti e indietro, che è una cosa che quando Alessandro mi ha proposto mi è piaciuta moltissimo, però abbiamo anche deciso proprio che all'inizio lei sarebbe stata un po' più sta ragazza patatona, normale, una ragazzotta, e piano piano avrebbe tirato fuori questa immagine super polished, super leccata, e questo si riflette anche un po' nello stile in cui ho disegnato le pagine, che sono sempre più pulite, sempre più elaborate, e credo insomma dia proprio questa idea del passaggio del tempo con poi questo declino verso la fine. No, no, non so cosa ho imparato, a parte forse questa cosa che non sapevo di lei, che un po' che mi interessa molto a livello generale, è che ho imparato come lei in realtà, dopo la guerra, ha cercato in un certo senso di tornare a rappresentare la Germania, cioè lei che l'aveva rifiutata e io pubblicamente anche ci andavo un po' contro, però in realtà ha sempre cercato nei film che faceva di ritornare a questa cosa e di capire, di processare quello che è successo. Tanto è vero che ha interpretato la nazista più di una volta lei. Per lei, cioè, è proprio incredibile che lei abbia interpretato la nazista, però l'ha fatto. Quindi questo mi ha interessato molto. Cioè, una cosa che mi ha interessato molto vedere come lei ha cercato in qualche modo di, appunto, processare quello che è successo invece di far finta che non fosse successo, no? Qualcosa di interpretarlo e capirlo. Questo è interessante. Dicevamo, più che un sequel, sarebbe bello fare la versione da 200 pagine in cui Sì, integriamo i esatto. pezzi in mezzo. Però ci Io sono nei altri 10 momenti di anni, quindi. masochismo, perché è un Cosa? lavoro bellissimo, io nei miei momenti di masochismo penso che potremmo fare dei piccoli spin-off online Ah, sì, su sarebbe delle bello. robettine, ma delle Però cose quante pagine piccole. all'anno?
Esatto. E poi dopo, una volta che ne abbiamo raccolto un bel po', si fa quella No, bella perché io e lei spedizione. viviamo questa vita meravigliosa in cui facciamo un mestiere stupendo, ma lavoriamo dalla mattina alla mattina. Cioè, sono delle settimane in cui, cioè, non riusciamo proprio a respirare. Quindi questo lavoro è stato bellissimo farlo, però davvero l'abbiamo fatto in 10 anni, quindi.